il giorno 30, il giorno 30 di ottobre abbiamo mandato una mail al responsabile di procedimento, dottoressa Tattini Patrizia, alla segretaria del Corriere di Firenze, dottoressa Paola. Abbiamo mandato ancora una volta al presidente Gianni la sera del giorno 30 per informarlo che eravamo convinti che bastasse la comunicazione per poter consegnare il film il giorno 4 di novembre alle ore 11 presso il Consiglio regionale di Miramare del Collegio di Firenze. Innanzitutto, se si consegnano, si consegnano in chi è il titolare giuridico, qui e quindi a me. E poi noi prendiamo il che debba consegnare in quanto delegato del comitato le firme delle mani del Corriere di Firenze. Questa è la nostra. Abbiamo atteso il 31, l'1, il 2, il 3 mattina e di volta in volta abbiamo sempre confermato che avremmo consegnato le firme il giorno 4 di novembre alle ore 11. Soltanto ieri pomeriggio, intanto pomeriggio, abbiamo avuto notizia da parte della dottoressa Garro che non era possibile consegnare le firme il giorno 4, che era in corso un tentativo del presidente del collegio, professor Nellini, di convocare l'intero collegio alle ore 11, così ci è stato comunicato. E noi abbiamo detto che ormai era tardi, tutta la nostra procedura era in piedi, abbiamo dovuto organizzare questa giornata per tempo, e non avendo avuto notizia per tempo che era possibile una diversa data, confermavamo che comunque stamani mattina alle ore 11 avremo consegnato le 55.000 firme dei cittadini toscani. La normativa, e qui sono esperti del diritto che possono ben chiarirla meglio di me, non specifica che dovevo concordare una data per la consegna delle firme, ma solo una comunicazione. Se da quella comunicazione nulla arriva come informazione, per noi significa che quel giorno era possibile consegnare le firme per redigere il verbale, perché si tratta esclusivamente di redigere un verbale nel quale è scritto oggi il comitato consegna X numero di moduli per X numero di firme, null'altro diverso da questo. Cosa che nella precedente fase era stata fatta tramite il responsabile del procedimento, dottoressa Tattini, dottor Chiellini, fase iniziale Tattini, per delega, e quindi non si pensava ci fosse nulla di burocratico, nulla che impedisse un simile banale gesto come quello di dare una risposta positiva ai 55.000 toscani che hanno in appena 45 giorni raccolto 55.000 firme. L'enorme insoddisfazione nasce allorquando ci sentiamo respinti da questo palazzo, allorquando anziché avere una accettazione, una disponibilità, una presa in carico delle nostre istanze, abbiamo trovato di fatto le stanze chiuse e addirittura l'ordine di non accedere a queste stanze con le firme, perché stamani mattina ci sarebbe stato impedito addirittura di salire con le firme nel palazzo. Questa cosa per noi cittadini è assolutamente una cosa incredibile, fuori da qualunque logica. Pertanto, grazie anche ai consiglieri qui presenti, abbiamo chiesto di poter parlare con il presidente del Consiglio regionale per far presente l'istanza dei 55.000 toscani che oggi lo rappresenta e al presidente del Collegio di Firenze la cortesia di redigere oggi stesso il verbale della consegna delle nostre firme fino ad oggi. Grazie.